Un caloroso benvenuto ragazzi, io sono Lady Flame ed oggi sono qui per farvi il famoso "Ehi, vi faccio vedere tutte le robe che ho comprato in giro", eccetera, eccetera, eccetera. Ok, il titolo non è questo, ma il punto è quello. Allora, prima di tutto ora vi faccio vedere cosa ho preso al B-Comics. Sarà un video un po' corto, però almeno è un video. Allora, datemi un secondo che prendo tutto. Allora, come al solito, abbiamo poca roba perché io sono povera e se no mi sarei comprata il mondo. Ad esempio, c'era un peluche grande così, credo. Sì, il Koro Sensei di Assassination Classroom che costava 35 euro e se il mio portafoglio fosse stato più gonfio l'avrei preso sicuramente. E tantissime altre cose bellissime al B-Comics, veramente meravigliose. E c'era questo piccolo stand, piccolo, c'era questo stand. Madosca, c'è un bambino che strilla. Scusate, ho paura quasi. Calma, bimbo, va tutto bene. Dicevo, ah sì, vendeva quadernetti e cose così. All'inizio ho detto, oh bello, mi prendo un Death Note e buonanotte. Ma poi ho pensato, aspetta, non è che se mi metto a disegnare i miei personaggi sul Death Note poi loro muoiono, o peggio, non hanno successo, nessuno li ama. Così invece ne ho preso un altro che è comunque molto molto bello, a me piace molto, di Boku no Hero Academia o My Hero Academia, I don't know come mi piace dirlo. Ecco qui un quaderno con All Might che dice diventa un eroe, be a hero, e anche c'è anche lui sulle pagine interne, spero si veda lì nell'angolino ad Oscari. Io non so mai come lo inquadra, scusate. E poi anche sul retro abbiamo sempre All Might versione un attimo stango. Spero di non aver fatto spoiler. Penso di no, spero proprio di no. Comunque sì, molto carino. Non è costato neanche tanto. Quindi meglio per me. Dopodiché vi faccio vedere una bellissima maglietta di una youtuber che io adoro, cioè mi sta molto molto simpatica, fa sempre ridere, che anche se a volte insulta un po' i suoi iscritti perché gli dite stai zitto quando parli, oh, la maglietta di Che Noia è bellissima, forse un po' enorme, chi se ne frega, meglio così. E qui abbiamo anche Kibur, Ciabatta, firma Che Noia, non c'era lei allo stand, forse era andata in bagno a farsi un panino, poveretta anche lei. Vuoi che stia sempre seduta a fare autografi a tutti? No. E infine, infine, non per importanza, abbiamo una sorpresa perché questa maglietta non l'ho presa io, non è per me, se l'è presa mia mamma per se stessa. La mia mamma è una fan dell'Attacco dei Giganti, sorpresa, sorpresa enorme, sorpresa per tutti. Ciao mamma, se mi stai guardando. Spero che lo stiano guardando anche tutti i tuoi amici. No, comunque davvero a mia mamma piace molto l'Attacco dei Giganti, soprattutto la sigla dell'Attacco dei Giganti, ma dettagli, dettagli. E sì, tutto qui. Non ho preso altro perché era tutto piuttosto costoso, io sono molto molto povera. E niente, ora ci sono le cose da Parigi e lì è bello. Come dicevo, anche a Parigi costava tutto parecchio, ma per fortuna ho trovato un negozio tipo dove vendono cose scontate. Non mi viene in mente il suo nome di un supermercato, di un negozio di vestiti dove vendono cose a basso prezzo. No, non mi viene in mente. Comunque ho preso delle cose molto molto carine. Lamento solo, capisco qual è il dritto e il rovescio. Questo è il dritto? Questo è il rovescio? Non si sa. La voilà, abbiamo questa bellissima maglia, così semplice, con queste maniche tutte frufru, tutte svolazzanti. Non so, mi piacciono molto queste cose così. E niente, questa è una. E poi abbiamo questa maglietta qui, molto carina a mio parere, in questa specie di finto nodo, eccetera. Bel colore, vedo. E infine, come vi ho detto, al Disney Store ho fatto acquisti. Niente di eccezionale, ma qualcosa l'ho preso. E volevo prendermi 800.000 peluche, ma volevo prendermene uno.
che potevo permettermi anche, ma poi ho pensato, dove lo ficco? In valigia non c'è posto, non c'era fisicamente posto. Ma questa sono riuscita a incastrarlo in qualche modo nello zaino. Dopo averla pagata, ovviamente, non pensate, oh, questa roba mi dite in store. No, è troppo bello. È una bellissima borraccia Baymax Big Hero 6. Io non so voi, ma io adoro questo personaggio qui. È adorabile, picchia forte, è semplicemente fantastico. Io mi sono innamorata di questa borraccia. Non so quando, come la userò. La userò, sì, bella, bellissima. Ma la adoro. È mia adesso e sono felice. E niente, questo è tutto quanto. Poca roba, poco video, però il video c'è almeno. E niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video, che sarà probabilmente Doki Doki o chissà cosa. Mi spiace, lo sapete, la tabella di marcia mia in questo momento è improntata sugli esami e sull'entrare in altre scuole. Oh my gosh, c'è il simbolo della Disney qua sotto, l'ho appena notato. Ho appena notato! Ah, che bello! Ragazzi, grazie a voi scopro cose meravigliose, cose già bellissime. Grazie davvero. Ah sì, e ne arrivo anche dello speciale 50 iscritti, che li abbiamo superati da no, però non ho mai tempo. E seguirò il suggerimento di qualcuno di voi, ma adesso non vi spoilerò nulla. Bene, non mi aspettavo che arrivasse oggi questo pacco. Ho ordinato ieri, non mi aspettavo che mi arrivasse davvero oggi. Perché già l'altra volta avevo comprato uno e mi hanno detto tranquillo, arriva domani. Non è arrivato il giorno dopo. Comunque approfitto di questo video per aprire questa cosa con voi. Io, taglierino 800 anni fa, e con tutto chiuso per non farvi vedere dove vivo, il mio nome è vero, e tutte queste altre belle cose, che sennò senza mistero, un poco di mistero, dov'è il gusto? Non c'è più gusto. E intanto si sta aprendo qui. Bene, bene. Tacche. Bisogna fare attenzione quando si maneggia il cutter o le forbici senza punta arrotondata, come ci ha sempre insegnato il nostro Giovanni Mucciaccia, Antonio Cartonio e compagni. Mi sto facendo danni o sto aprendo? Non ho ancora capito questa cosa. Come si apre? Ah, ok, bisogna tagliare anche di lato. Sai che mi battono in furbizia quelli di Amazon? Beh sì. Io non saprei vendere le cose, quindi magari in quello sono più bravi di me. E no, qua non si apre, non capisco come dovrei aprirlo. No, sì, si apre. Ad Oscari, ma sono più furbi di me quelli di Amazon. Sì, che bello. E vediamo. Oh, oh, vedo già Made in China scritto grosso così, fantastico. E oh, oh, imballaggi, imballaggi vari. Si vede? Si vede? Sì, bene. Allora, aria, wow. Mi hanno mandato dell'aria. Grazie, mi serviva. Manca l'aria qua. No, no. L'imballaggio di sicurezza per queste qui, queste bellissime pennechina. Wow, vanno da 0,8 mm a 0,05 mm. Wow, che disegni farò con questi, non lo so. Bellissimo, fantastico, sono molto molto felice. Ma la cosa di cui sono più felice è questo pacco qua ad Oscari. Bellissimo, questa cosa. Questa si può staccare, vero? Sì, perfetto, perché è bruttina da vedere. Però ci posso mettere il mio nome. Ah, che bello, c'è anche la maniglietta della diretta. Cosa c'è là dentro? Ehi! Hey. Lo faccio vedere. I pennarelli, i Copic, quelli per fare la finta di essere professionisti. Che bello! Allora abbiamo preso un colore a caso. Allora, da un lato c'è la punta così. Spero che si veda, ragazzi. Punta bella grossa, piatta. Dovrò prenderci la mano di qua. C'è quella fine, piccolina, carina. Spero davvero si veda. Comunque abbiamo un sacco di colori. Ho preso il blu turchese, bello.
Cioè abbiamo il blu grigio, il grigio cool, cool grey. Bello, bello, molto cool, tranquillo. Abbiamo rosa, rosa carne, rosso vino. Quanti bei colori. Bene, aspettatevi di vedere molti, molti bei disegni su Instagram con questi qui. E niente, per ora ci rivedremo al prossimo video. L'ho già detto, lo so, sono ripetitiva.